Oso dire che per un individuo questo mondo in sé davvero è un mistero, no? Perché non appena io comincio a parlarne, tutti voi necessariamente correte in qualche maniera a immaginarvi, ma nell'immaginarvi avete già precostituito qualcosa che avete già dentro di voi, necessariamente. È chiaro? Quindi io come posso narrarvi il mondo in sé? Questo mondo di ciò che si presenta, nel mistero di ciò che si presenta. Come ve lo posso narrare se non via via per differenza rispetto a ciò che voi costruite dentro di voi? Ma è una differenza che, come abbiamo detto l'altra volta, è scabra, è dura, cioè è quasi impossibile. È quasi impossibile addirittura da ammettere per certi aspetti. È quasi impossibile da vederla coniugata con voi. Interessante. Coniugata con voi. Non qualcosa che è estranea a voi. Coniugata con voi. Naturalmente, nel momento in cui dico coniugata con voi, trimballo la vostra mente e dice: ah, è coniugata con me, allora io c'entro ancora. Allora io c'entro ancora. Coniugato con lei, ma c'entro, cioè con questa nuova visione, ma c'entro ancora. Io sto dicendo che voi non c'entrate con questa visione. E no, sto dicendo che questa visione pian piano, come dire, si impossessa di voi, quanto più questa mente vostra diventa catturata pian piano da altro. Quante volte l'abbiamo detto questo? Un sacco di volte. Naturalmente questo altro a cui io sto alludendo è qualcosa di diverso da quello a cui alludeva 2 anni fa, per chi c'era. È qualcosa di diverso, è qualcosa di più radicale. Come se nella via della conoscenza sistematicamente questo processo di piegamento della vostra mente e di catturazione vostra, cioè vostra nel senso di voi, da parte del processo, fosse continuamente in sommovimento, fosse continuamente in cammino. E per fortuna che normalmente questo catturarvi avviene a vostra insaputa, perché voi non conoscete il passo successivo della via della conoscenza. Non lo conoscete. Ogni volta, come dire, io vi levo il precedente scranno su cui vi siete seduti, avete cercato di, come dire, e sul quale avete cercato di impostare un po' o di rimpostare meglio la vostra vita, e ve ne offro un altro. Ormai lo sapete che quest'altro che vi offro è ancora più scabro.